Mi sono avvicinato in realtà cantando e la mia insegnante di canto una volta mi aveva detto devi imparare la dizione, io ho detto perché? Cioè a me, cazzo ne frega te. E poi alla fine in realtà ho fatto recitazione al Centro Teatro Attivo e da lì ho cominciato a fare prima recitazione e dalla recitazione poi sono passato al doppiaggio. Mi sono sempre in realtà appassionato anche molto agli spot pubblicitari inizialmente. Quando avevo 15 anni sentivo tutte le pubblicità e le dicevo a memoria, sapevo i testi a memoria, riconoscevo lo speaker che faceva lo spot dei cereali e lo stesso speaker faceva lo spot di una macchina e altre cose. E la roba mi ha sempre appassionato da quel punto di vista. Sì, certo, no, ci sono veramente un sacco di differenze. Sicuramente la prima è proprio anche il tempo di preparazione per riuscire a doppiare un anime. Noi praticamente abbiamo pochissimo tempo per riuscire a fare una cosa che in Giappone è già stata fatta e cosa che la maggior parte della gente non riesce a considerare è il fatto che in Giappone loro doppiano un personaggio ma non c'è il labiale. Quindi praticamente il labiale viene messo in post-produzione. Poi la cosa che mi fa molto ridere in alcuni anime che sto doppiando ultimamente, tipo Bleach, ultimamente ci sono delle cosine che fanno molto ridere perché si sente in originale, si sente il suono di un fiato con la bocca aperta, e poi vedi la persona che ha la bocca chiusa. E dici cosa perché? E poi naturalmente tu non devi seguire l'originale perché sennò poi viene scollato con la persona e poi si tratta anche di tonalità. Tante persone sono fan del doppiaggio giapponese, cioè come proprio come se fosse una sorta di squadra di calcio, chi ti fa una squadra e chi ne ti fa un'altra. Quindi va sempre a livello di gusto, anche se il doppiaggio italiano è migliore. No, questa è una domanda che fanno spesso, perché la gente pensa che noi studiamo il personaggio prima di entrare in sala. La cosa assurda è che noi vediamo il personaggio un minuto prima di doppiarlo e un minuto prima il direttore ti dice: guarda, ti chiami Brian, sei uno psicopatico, sei all'anello 4, guardalo. Ecco, questa la maggior parte delle volte succede così. Poi in alcuni casi, magari quando c'è una roba un pochino più strutturata, un protagonista o un film più importante, magari c'è un pochino più di tempo per entrare di più nella parte. Ma la maggior parte delle volte non c'è proprio tempo. Di studiare niente. Noi arriviamo e facciamo tutto in quel momento, e alle volte non amo questa cosa, ma per il semplice motivo che non si riesce a dare il massimo, perché è un'industria. Noi dobbiamo riuscire a portare a casa un po' più materiale possibile. E quindi di conseguenza la maggior parte delle volte succede che vedi la scena una volta, la fai ed è quasi buona e vai all'anello successivo e ti sei dimenticato di quello che è successo. Mi fa un po' ridere perché io sono cresciuto con un personaggio perché io ho cominciato a fare doppiaggio non da tantissimo in realtà. È vero che sembra all'esterno che io faccia doppiaggio da una vita, ma ho fatto più speakeraggio pubblicitario che doppiaggio. Mi sono avvicinato al doppiaggio all'incirca, nel senso, nel 2012 e 13, ma il personaggio un pochino più tosto è stato un personaggio che mi viene da ridere solo a dirlo, che è Antonino di Acacias, Una vita, è una soap opera. Mi fa molto ridere questa cosa, ma tanto ridere. Mi fa tanto ridere perché sono probabilmente la persona più ambita dalle casalinghe e dalle nonne. Ma mi è piaciuto tantissimo doppiare quel personaggio perché era un pazzo e anche da altri colleghi ho ricevuto determinati input che dicevano che quel personaggio faceva mille cose diverse perché partiva da un carattere, poi finiva un altro, scherzava, rideva e non si capiva veramente niente. E la difficoltà era che avevamo veramente tante righe da doppiare, essendo una soap opera, e c'era pochissimo tempo per riuscire a entrare direttamente dentro quel personaggio. Mi sono divertito perché io con lui ho riso e ho anche pianto perché poi dopo, adesso non c'è più Acacias perché poi è anche morto e quindi anche se era una soap opera io dovevo veramente emozionarmi sul serio mentre facevo quelle cose. Fa molto ridere perché è una soap opera. Invece un altro personaggio che ormai è entrato nel cuore di tutti è Rengoku di Demon Slayer, dove ho avuto la fortuna di doppiare lui.
è stato anche un po' un caso, perché mi hanno assegnato un personaggio a caso nella 23esima puntata della prima stagione, senza sapere che poi tornava nel film, e quindi è stato un po' una botta di fortuna. Un saluto da Rengoku Kyojuro, il pilastro della fiamma. Fate ardere il fuoco che è dentro di voi.